Illuminazione in tempo reale, texture migliorate e nuovi contenuti. The Witcher 3 Next Gen è pieno di sorprese, ma prima di scoprirle vi suggeriamo di iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. Nel realizzare la versione per PC e console di nuova generazione di The Witcher 3 Wild Hunt, CD Projekt ha lavorato a delle migliorie il cui impatto non è assolutamente da sottovalutare. Equipaggiato a puntino per sfidare a viso aperto la caccia selvaggia, Geralt potrà fare affidamento su un lifting di tutto rispetto, screen space reflection e texture a risoluzione maggiorata. Inoltre, il mondo di gioco verrà arricchito da soluzioni più realistiche in materia di meteo e fogliame, ma a giudicare dalle immagini sono stati compiuti sforzi importanti anche sul level of detail ed effetti aggiuntivi, come il fumo dei caminetti nei centri abitati ed una straordinaria distanza di visualizzazione di alberi e case. Il lavoro di ringiovanimento del titolo è avvenuto su più fronti, a partire da quello estetico naturalmente, ma non mancheranno innesti di natura tecnica che consentiranno di ottimizzare l'esperienza a livello di performance. Su Xbox Series X e PlayStation 5, per esempio, sappiamo che l'update Next Gen metterà sul piatto una modalità grafica a 30 fps con illuminazione in tempo reale e Ray Traced Ambient Occlusion e una performance con frame rate bloccato a 60. Su Xbox Series S, invece, si parla di una distinzione fra 30 e 60, che però non dovrebbe prevedere l'illuminazione in tempo reale. Spazio agli upscaler, con supporto in arrivo sia per il DLSS di Nvidia che per l'FSR 2.1. Tra l'altro, quest'ultima sbarcherà anche su console per assumere il timone in entrambe le opzioni grafiche, così da gestirne stabilità e fluidità. Al coro delle migliorie sotto il cofano si aggiungono svariate soluzioni in-game per arricchire e affinare l'avventura. Tra queste è stata pensata una nuova telecamera con visuale in terza persona ravvicinata, per donare ancora più dinamicità al gameplay, e alcune semplificazioni dei comandi che dovrebbero rendere più immediata la selezione dei segni. Anche la visibilità della mappa potrà essere impostata a piacimento, con appositi filtri per le icone, e in generale ci sarà spazio per alcune delle più apprezzate mod create dalla community. La nuova modalità foto, poi, lascia pensare a Cyberpunk 2077 e al suo concorso a premi, con tanto di strizzatina d'occhio anche sulla pagina ufficiale. Tantissime le opzioni in tal senso, con un controllo pressoché completo sulla scena, sugli effetti e sulla messa a fuoco. Sempre da Night City arrivano i salvataggi in multipiattaforma, aggiunta ben gradita per chi è solito passare da una macchina da gioco all'altra. Ciliegina sulla torta è di certo il supporto alle feature avanzate del DualSense di PlayStation 5, con gli addetti ai lavori che ne hanno sfruttato sia il feedback aptico che i trigger adattivi, con risultati dall'efficacia tutta da dimostrare. Stando alle parole degli sviluppatori, The Witcher 3 Next Gen offrirà delle ulteriori sorprese che verranno svelate a tempo debito, in prossimità del debutto di questa nuova versione del gioco. Sul piano dei contenuti, i collezionisti più accaniti potranno aggiungere alla propria raccolta l'armatura del Geralt di Henry Cavill e l'outfit di Ranuncolo direttamente dalla produzione Netflix. In più, ci sarà una quest aggiuntiva direttamente ispirata alla serie TV, che consentirà di ottenere nuovi equipaggiamenti per il nostro Witcher. Infine, sono stati annunciati fix per una serie di problematiche persistenti e legate a specifiche missioni come dalle lontane coste di Ophir. In definitiva, questo aggiornamento andrà ad impreziosire un titolo divenuto ormai una pietra miliare della scorsa generazione. Una ghiottissima occasione per far partire una nuova run e godersi ancora una volta l'avventura di Geralt e Ciri. A questo punto la parola passa a voi. Che cosa ne pensate delle migliorie in seno a The Witcher 3 Next Gen? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.